18 gennaio. Il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra. Sono veramente strani questi scribi. Loro trascorrono la loro vita nello studiare, scrutare, interpretare le scritture e ignorano che già un profeta del Dio vivente aveva pronunciato la stessa frase detta da Gesù al paralitico. Dopo il suo peccato, Davide ricevette la visita di Natan. Ecco quanto avvenne in quel giorno. Il Signore mandò il profeta Natan a Davide e Natan andò da lui e gli disse: due uomini erano nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva bestiame minuto e grosso in gran numero, mentre il povero non aveva nulla se non una sola pecorella piccina che egli aveva comprato. Essa era vissuta e cresciuta insieme con lui e con i figli, mangiando del suo pane, bevendo la sua coppa e dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia. Un viandante arrivò dall'uomo ricco e questi, evitando di prendere dal suo bestiame minuto e grosso quanto era da servire al viaggiatore che era venuto da lui, prese la pecorella di quell'uomo povero e la servì all'uomo che era venuto da lui. Davide si adirò contro quell'uomo e disse a Natan: per la vita del Signore, chi ha fatto questo è degno di morte. Pagherà 4 volte il valore della pecora per aver fatto una tal cosa e non averla evitata. Allora Natan disse a Davide: tu sei quell'uomo. Così dice il Signore, Dio di Israele: io ti ho unto, re di Israele, e ti ho liberato dalle mani di Saul. Ti ho dato la casa del tuo padrone e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo padrone. Ti ho dato la casa di Israele e di Giuda. E se questo fosse troppo poco, io vi aggiungerei anche altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada Uria l'Ittita, hai preso in moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli Ammoniti. Ebbene, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie di Uria l'Ittita. Così dice il Signore: ecco, io sto per suscitare contro di te il male dalla tua stessa casa. Prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un altro, che giacerà con loro alla luce di questo sole. Poiché tu l'hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e alla luce del sole. Allora Davide disse a Natan: ho peccato contro il Signore. Natan rispose a Davide: il Signore ha rimosso il tuo peccato, tu non morirai. Tuttavia, poiché con questa azione tu hai insultato il Signore, il figlio che ti è nato dovrà morire. Natan tornò a casa. Un uomo dice a un altro uomo: il Signore ha rimosso il tuo peccato, il Signore lo ha perdonato. Gesù, visto come vero uomo dagli scribi, dice a un altro uomo la stessa cosa: figliolo, ti sono perdonati i peccati. Gesù non dice: io ti perdono i peccati, ma Dio ha perdonato i tuoi peccati. I tuoi peccati sono perdonati da Dio. Sul modello di Natan, egli vive una forte ed intensa esperienza profetica. Questa è la verità di quanto sta avvenendo. Gli scribi invece travisano le parole e attribuiscono a Gesù ciò che Gesù non ha detto: io ti perdono i peccati. Avrebbe potuto dirlo, ma non lo ha detto. Entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da 4 persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: figliolo, ti sono perdonati i peccati. Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: perché costui parla così? Bestemmi, chi può perdonare i peccati se non Dio solo? E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro:
perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile, dire al paralitico ti sono perdonati i peccati oppure dire alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te, disse al paralitico, alzati, prendi la tua barella e va a casa tua. Quello si alzò e subito, presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò e tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo non abbiamo mai visto nulla di simile. Gesù non ha bestemmiato, ha parlato da vero profeta. Anche il segno che dona guarendo il paralitico è vera azione profetica. L'inviato di Dio ha parole di Dio e le parole di Dio sono sempre creatrici di una realtà nuova. Se la parola del profeta può ricreare il corpo, può anche ricreare l'anima. Se sana dai frutti del peccato, sana anche dall'albero che è il frutto al prodotto. Gli scribi pensano di fare colpo sulla folla a motivo della loro scienza. Non sanno che dinanzi a Gesù ogni loro scienza è stoltezza. Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli, santi, insegnateci la vera sapienza.